Io sono Sergio di Adiele Cobas e così presento brevemente questa conferenza stampa per dirvi che l'abbiamo indetta perché è appena tornata dall'Ucraina una delegazione appunto di Adiele Cobas che è andata in Ucraina all'interno di una carovana organizzata da questa rete sindacale internazionale di solidarietà e di lotta, che è una rete che riunisce molte esperienze, soprattutto di tipo sindacale, ma anche di attivisti dei movimenti sociali, che è andata appunto ad incontrare questa organizzazione che si chiama Social Movement Ruk, esatto, non lo so dire in lingua originale, questa è la loro bandiera che ci hanno dato, questa qui sopra, che appunto è all'interno di questa rete e che sono appunto lì in Ucraina, in particolare la delegazione è stata a Leopoli, che è questa città diciamo vicino al confine, meno toccata con la Polonia, meno toccata dalla guerra, per provare un po' a spostare il centro dell'attenzione anche rispetto al dibattito su questa guerra. Perché? Perché tante volte appunto si sente discutere sui giornali, sui social network, dappertutto, no? Come se ci si dovesse schierare tra una delle due parti, no? Per cui c'è tutta la polemica, allora sei con la NATO, allora sei con Putin, eccetera, eccetera. No? Noi abbiamo pensato che invece esiste un altro modo per affrontare la questione, ed è quello di costruire legami dal basso, con organizzazioni simili alla nostra che si battono per i diritti civili, per la giustizia climatica e che sono là sul territorio e che tra l'altro hanno deciso di non andare via. Per cui sicuramente, ovviamente, noi siamo per l'accoglienza dei profughi, di tutti i profughi che scappano dalle guerre, dalla fame, dalla miseria, ma siamo anche per sostenere quelle esperienze che invece appunto comunque in una situazione molto difficile si battono per la conquista dei diritti e per costruire un mondo diverso, perché questa guerra, come ci dicono anche loro, è in realtà uno scontro tra imperi, ma questi due imperi che si fanno la guerra in realtà sono tutti e due dentro lo stesso modello di sfruttamento, lo stesso modello imperiale, di dominio, di conquista, neoliberale, di taglio dei diritti, di repressione delle lotte sociali. E quindi da questo punto di vista, certo, sicuramente il modello russo è un modello particolarmente autoritario e non a caso no, per anni e anni è stato sostenuto da tutte le destre in Europa e si sono sostenuti a vicenda, ma l'orizzonte è sempre questo. E quindi, come poi spiegheranno i compagni e le compagne che sono stati su, loro da anni si battono per esempio per questioni come la cancellazione del debito che ha l'Ucraina, perché tutti parlano di aiuti, 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 ma l'Ucraina comunque uscirà da questa guerra con un debito stratosferico che poi dovranno pagare, e dovranno pagare in termini di taglio dei servizi, di taglio dei diritti, di maggiore sfruttamento, insomma, no, sappiamo bene come funziona questo modello, no? Comunque si battono contro il taglio appunto ai servizi, alla sanità e via dicendo, no? Che stanno sperimentando da anni, da prima della guerra, insomma, no? Per cui crediamo che questa delegazione e questo approccio che abbiamo tentato e stiamo tentando di mantenere non sia quello appunto di discutere della guerra mentre la guerra avviene, mentre viene anche spettacolarizzata davanti alla TV, perché la guerra è certo morte, bombe, massacri, ma è anche un clima di guerra che c'è dappertutto e quindi di non so, raccontavano che hanno aumentato la giornata lavorativa a 60 ore settimanali da 40, che hanno vietato, tolto le ferie a tutti quanti, che chiaramente c'è un clima di terrore, di paura, c'è un'economia di guerra, no? Ad esempio. Quindi noi vogliamo affrontare anche questo tipo di problemi. E dall'altro, ovviamente,
anche l'atteggiamento più che rispettabile, no? Però solamente di tipo umanitario, e quindi facciamo una donazione, regaliamo qualcosa a questi poveretti, riteniamo che sia comunque una narrazione insufficiente. Perché invece, come sempre, come succede con i rapporti che abbiamo con il Kurdistan, con i palestinesi, con i zapatisti, con tante altre realtà che in giro per il mondo comunque lottano, si organizzano per cambiare le cose, per una società più giusta, eccetera, eccetera, anche là noi vorremmo che, come dice molto bene in un video uno di un esponente appunto di questo social network, noi vogliamo, in Ucraina vogliamo essere terreno di sperimentazione non per nuove armi, ma per politiche di inclusione sociale, per politiche di giustizia. E quindi diciamo vorremmo anche invitare tutti a assumere questo punto di vista dal basso. Questo è l'inizio per noi di una campagna che chiaramente è di solidarietà concreta, perché la carovana comunque ha portato anche aiuti concreti, diciamo, ma soprattutto ha messo, diciamo, i semi per la costruzione di un rapporto con queste organizzazioni che vogliamo che continui, che prosegua, sperando che chiaramente la guerra termini il prima possibile, ma in ogni caso per dire in modo concreto appunto il nostro no alla guerra, ma per dire anche in modo molto concreto che vogliamo contribuire insieme agli ucraini, ai bielorussi, ai russi, a tutti quelli che comunque subiscono la repressione e le conseguenze di questa guerra, che vogliamo appunto tutti insieme costruire delle reti, perché il dopoguerra e l'Europa e lo spazio, diciamo, a livello mondiale non sia comunque dominato dagli imperi, ma sia invece un terreno di inclusione e di affermazione dei diritti per tutti. Sì, appunto, io mi riallaccio un po' a quello che diceva anche Sergio, ovvero il motivo, uno dei motivi principali per cui siamo, per cui abbiamo deciso appunto poi di partecipare a questa carovana, è proprio quello di riuscire è stato proprio l'obiettivo di riuscire ad avere uno sguardo non mediato, quindi di riuscire a capire con i nostri occhi, attraverso anche gli occhi delle persone che abbiamo incontrato lì, non solo quello che sta succedendo, ma anche quello che sta effettivamente vivendo, stanno vivendo le persone, e cosa ne pensano, cosa ne pensa chi effettivamente si trova in quel territorio. Siamo andati sì per portare solidarietà, ma anche appunto per riuscire a intessere dei rapporti, delle relazioni, per far sì appunto di poter anche avere un continuo scambio, una continua visione, appunto non tanto per andare lì con un mero obiettivo di mutualismo, ma appunto in questa idea di continuo scambio, di visione comune. Perché? Perché proprio lì noi siamo, quando noi siamo arrivati insomma a Leopoli, abbiamo incontrato Sazian Niruk, abbiamo trovato un gruppo comunque composto sia da sindacati che da movimenti, quindi una rete dal basso che già esisteva e che appunto proprio in quanto essendo rete dal basso preesistente è riuscita a rispondere in maniera forte, in maniera appunto radicale alla situazione all'interno del paese. Ad esempio ci è stato raccontato come è proprio con gli occhi dei lavoratori, dei ferrovieri, dei minatori che loro stanno riuscendo ad avere uno sguardo diretto e anche in questo caso non mediato di tutto quello che succede all'interno del paese. Ci hanno raccontato di come appunto i lavoratori edili che costruiscono palazzi intorno a Leopoli sono i primi che vedono quando ci sono delle esplosioni, quando ci sono degli attacchi, e in questo modo riescono a comunicare.
e questa è una capillarità presente all'interno di tutto il paese, e anche per questo gli aiuti che noi abbiamo portato e che continueremo poi a portare con la campagna di solidarietà che inizieremo, appunto sono in grado di capire in maniera continua, in maniera veloce, in maniera capillare le effettive necessità delle persone che vivono nei territori sotto attacco, nei territori più vicino a quelli occupati. Quindi abbiamo veramente visto la forza di questa capillarità. Appunto il 1° maggio abbiamo partecipato a una conferenza chiamata Dimension of Work all'interno del Palazzo della Cultura di Leopoli, una conferenza alla quale hanno partecipato tutti questi gruppi che sono riuniti all'interno di Social Network. E ad esempio abbiamo potuto parlare con un gruppo di un'associazione che si chiama Feminist Workshop, che prima della guerra ci ha raccontato che organizzava dei laboratori sull'educazione sessuale, sul genere, e ora invece hanno deciso di sforzarsi di dedicarsi invece alla creazione di reti solidali per la cura collettiva. Quindi ad esempio ci hanno raccontato della situazione di molte donne, di donne di circa 70 anni che in questo momento si sono ritrovate a dover avere la cura delle madri, quindi di signore magari di 90 anni, ma allo stesso tempo dei nipoti, perché le madri devono lavorare appunto molto più di prima, come veniva detto prima, o perché anche loro sono andate a combattere, quindi c'è bisogno di dare una mano a queste persone, ma allo stesso tempo fanno un servizio di babysitting per tutti gli sfollati interni, che appunto a Leopoli la popolazione è estremamente cresciuta negli ultimi mesi, essendo appunto una delle città più sicure, una delle città nella parte appunto occidentale della regione, in cui appunto gli attacchi sono minori rispetto alle altre regioni, quindi appunto abbiamo un aumento di popolazione all'interno della città stessa, quindi la città fatica a livello infrastrutturale a rispondere alle necessità di tutti, e allo stesso tempo c'è un'attenzione verso i volontari stessi, per cui un'altra delle azioni portate avanti da questa associazione è quella di cercare delle case per i volontari che magari si trovano invece in questo caso nelle zone sotto attacco, che vivono ovviamente all'interno di scuole, palestre, in luoghi che sono stati creati appunto per accogliere dei rifugiati, e loro cercano delle case in affitto per queste persone, di modo che magari dopo 4-5 giorni che rimangono all'interno di queste situazioni possono avere un giorno di riposo per poter poi essere di nuovo in questo senso. Quindi veramente quello che abbiamo visto è stato appunto riuscire ad avere un occhio, come diceva Sergio, su ogni aspetto della guerra, quindi sia la guerra che attacca con le bombe, ma sia la guerra che poi va a colpire la quotidianità, la singola, ogni necessità anche precedente alla guerra è estremizzata. Ci veniva raccontato anche appunto di come le persone più anziane, che magari non sono abituate a, non avevano un cellulare, non sono abituate a utilizzare la tecnologia, in questo momento si ritrovano ancora più isolate proprio per una mancanza di comunicazione, allora è anche lì che entrano in gioco queste reti, che riescono ad essere molto capillari e riescono ad arrivare effettivamente alle necessità, anche perché poi appunto dall'altra parte invece ci hanno raccontato di uno Stato che negli ultimi anni è stato negli ultimi anni ha applicato una serie di riforme in senso neoliberale, in senso di privatizzazione, per cui appunto i diritti dei lavoratori sono diminuiti, allo stesso tempo ci sono stati dei forti tagli alla sanità pubblica, per cui anche ora la condizione degli ospedali è ben peggiore rispetto a quella che avrebbe potuto esserci se non ci fossero stati appunto i tagli di cui parlavo.
Quindi ecco, diciamo che io credo che quello che la forza di quello che abbiamo trovato lì è stato proprio quello di poter rispondere a una guerra con l'idea di resistere a un'invasione, ma resistere anche alla guerra che entra nel quotidiano e all'invasione anche di quello che possono essere invece le privatizzazioni che rischiano di, le svendite che appunto loro ci dicono di sentire un grosso rischio, soprattutto anche in quella che sarà la ricostruzione. Allora ecco appunto che poi si parla della campagna contro il debito, e di cui però magari poi ne parlerà anche Marco. E ecco, io magari chiudo qua, poi eventualmente. Molto brevemente, perché il senso generale penso che sia emerso. Questa è un'esperienza che per quanto ci riguarda ha aperto, intervengo anche come compagno dei centri sociali del Nord-Est. Ringrazio profondamente la Viale Covas per averci consentito questa esperienza, e sottolineo un'esperienza veramente transnazionale. La delegazione di cui eravamo parte comprendeva attiviste ed attivisti dal Brasile, dalla Francia, dalla Polonia, dalla Lituania, dall'Austria, e la discussione comune in tre giorni vissuti assieme alle persone in Ucraina che abbiamo incontrato è stata veramente importante nel ricostruire questo quadro, un quadro che contiene la tragedia che si sta svolgendo nelle zone di combattimento, ma che contiene la tragedia di una società intera. Tutta la società ucraina è in stato di guerra. Questo incontro di cui parlava Federica prima, una delle cose che mi ha colpito è stata la relazione di una giovane psicologa che ha indicato con alcuni casi studio come le disfunzioni mentali si siano riprodotte per valere tutta la società. Cioè, ci sono 50 milioni di persone che vivono in una condizione di guerra, benché il teatro dei combattimenti sia una fascia di territorio molto sottile sostanzialmente, perché l'Ucraina è veramente immensa, che è concentrata ovviamente verso il confine a est e la fascia costiera sul Mar Nero sud. La condizione di guerra però pervade tutta la società, e qui sta il ruolo delle reti sociali, delle reti solidali, delle reti organizzate che sono in grado di entrare nel proprio territorio. E queste reti che, come spiegava Federica prima, attorno al ruolo dei gruppi di collettivi, le associazioni femministe in particolare, sta reggendo la vita della popolazione civile, ha bisogno di altrettanto sostegno, ed è un sostegno che non può che venire da questo estendersi di reti in maniera solidale, auto-organizzata, in maniera di, come posso dire, mettere in comune le forze che abbiamo veramente. E questa occasione è stata, dal Brasile a noi, alla Lituania e oltre, perché la rete intersindacale mondiale è molto molto nutrita. Questo ci ha permesso anche di capire, nelle varie situazioni nazionali sparse per il mondo, qual è il ruolo di queste riforme in senso neoliberista, cui molto spesso anche noi leggiamo, e bisogna costruire nuove riforme, i governi si succedono e bisogna sempre trasformare tutto con un criterio che non viene sempre esplicitato. Ebbene, in Ucraina ci sono ancora in piedi dei meccanismi di tutela molto forti per quanto riguarda le leggi sul lavoro, per quanto riguarda i dispositivi di sostegno al diritto all'abitare, la questione della casa, per quanto riguarda i diritti delle donne, l'aborto. L'Ucraina è il luogo dove fino al 23 febbraio dalla Polonia le donne andavano per poter abortire. Questi elementi sociali, questi diritti, sono sul tavolo delle trattative in questo momento, perché evidentemente la ricostruzione totale che c'è da fare per metà di Kiev, per tutti gli obiettivi strategici, dopo che lo sono, infrastrutture, fabbriche, strade, ponti, aeroporti, stazioni, tutto distrutto. Leopoli è sostanzialmente integra. Noi siamo partiti la mattina, la sera hanno distrutto la centrale elettrica, però due settimane fa miravano alle stazioni dei treni e hanno preso, senza per fortuna troppe tragedie, qualche palazzo lì nei pressi. Per
che non sia da ricostruire. Da dove arrivano i soldi per fare questo? Dal Fondo Monetario Internazionale, dal piano Marshall che Zelensky ha evocato qualche giorno fa. Se arrivano in quel modo, necessariamente arriva una politica di riforme. Modello argentino vent'anni fa, ti servono i soldi, te li do, però la legge sul lavoro si rifà, però tutte le regolamentazioni di redistribuzione della ricchezza, di garanzie sociali si rifanno, e tutto quanto deve essere volto in modo che per ogni settore si apra un teatro di business. Questo produce degli effetti tal quali quelli della guerra. Parafrasando, si potrebbe dire che l'economia poi diventa la prosecuzione della guerra con altri mezzi. E questo è stato un tema che è approfondito appunto con questa composizione internazionale, transnazionale vera. È una composizione, va sottolineato, perché i gruppi, le reti ucraine che abbiamo incontrato andavano da giovani ventenni attivi in gruppi femministi, in gruppi ambientalisti, fino a minatori in pensione che quindi hanno una ricchezza, un'esperienza, una capacità di analisi, di lettura veramente invidiabile. Quindi il pericolo che si sta dando non è un pericolo dell'Ucraina, in Ucraina, generato dal mostro autocrate pazzo che una mattina si è svegliato e ha ordinato l'invasione. Ci sono delle ragioni molto più profonde e radicali. Queste ragioni evidentemente non sono nuove. Dal 2015 esiste una campagna internazionale per l'annullamento del debito estero dell'Ucraina. Di questa campagna noi ci assumiamo il ruolo di essere in Italia e in Europa portavoce, di essere promotori, di essere parte attiva. Perché evidentemente lo strumento del debito, il gioco del debito, come tutti quanti lo chiamiamo, è sulla testa e attorno al collo di tutti e di tutti noi. Quello sull'Ucraina adesso sarà, noi immaginiamo, uno dei casi più evidenti, uno dei casi più grandi, è uno dei casi che sentiremo narrare molto più da vicino. Da qui a Leopoli ci sono 1300 chilometri, cioè si arriva con la stessa distanza in Sicilia, non è così lontano, anche se è nell'immaginario molto lontano. Quindi vedremo e vivremo e subiremo una narrazione come quella che stiamo vivendo, che diceva Sergio in apertura, polarizzata, polarizzante, in cui o sei pro o sei contro, se sei contro sei dalla parte del mostro. E non è così, e non è così, perché il mostro ha due teste, ma sotto c'è la vita, sotto c'è la capacità di vivere e di cooperare della gente che semplicemente deve vivere una vita felice e non deve andare alla ricerca smisurata del profitto. Questo è il futuro che si prospetta. Contro questo paradigma dentro bisogna iniziare a fare quello che si può e mobilitarci. E allora, se parliamo di economia, non possiamo dai nostri territori fare attenzione a quello che accade. Il Festival dell'Economia, che si tiene annualmente da una decina d'anni a Trento, organizzato da quella parte più riformista dei liberisti di casa nostra, vedrà questo tema dello sviluppo neoliberale e della trasformazione in senso neoliberale affrontato, sviscerato in tutti i modi, in particolare anche con una riflessione rispetto a quanto sta accadendo. E i grandi organizzatori di questo beneamato festival hanno pensato niente meno di invitare un Marines, ormai in congedo, che si chiama John Allen, il quale nel curriculum ha l'aver comandato il contingente NATO in Afghanistan. E questo signore dovrebbe spiegare qual è la condizione attuale e le prospettive future del conflitto in Ucraina. Io credo che sia semplicemente inaccettabile che un generale della NATO e l'Afghanistan, vediamo come sia ancora tutt'oggi una piaga aperta dove una vita normale non è possibile. Se ci facciamo spiegare il futuro da quelli che vent'anni fa hanno distrutto ogni possibilità di futuro per la dimensione afghana, per una dimensione globale, la guerra globale permanente iniziata proprio dopo l'11 settembre e scatenata e territorializzata in Afghanistan, adesso rischia di promuoversi e di propagarsi. La situazione in Ucraina non sappiamo, non abbiamo la minima idea di quella che potrà essere. Questo 9 maggio qui viene enfatizzato, non lo so. Ma se ci accettiamo che siano i generali della NATO a parlare di quale sarà il nostro futuro, vuol dire che non stiamo immaginando di avere un futuro.
Per cui la mobilitazione a Trento il 5 di giugno ci sarà e sarà contro la presenza di queste figure, ma sarà contro sicuramente il pensiero di trasformazione completa in senso neoliberale del mondo che stiamo vivendo. L'esperienza che abbiamo vissuto in Ucraina ci motiva e ci spinge ancora di più nell'indicare come centrali questi nodi, perché le connessioni sono molte, sono anche molto difficili da cogliere, però poi si danno e arrivano fino al nostro livello quotidiano, come facciamo a prendere il vaporetto, se le venenze della vera maternale. Questo è uno schema generale che mette insieme i livelli estremamente alti fino alla quotidianità. Chiudo, noi abbiamo la possibilità di analizzare, di leggere il mondo da una situazione di pace. Vivere solo per qualche giorno, con la giornata scandita dal suono delle sirene antiaeree, dal messaggino che arriva e non sai se ti stanno dicendo che tuo marito, tuo padre è morto o chissà, ci ha veramente fatto capire come sia necessario per noi utilizzare la capacità di analisi, di lettura che abbiamo, la capacità di organizzazione per fare tutto quello che possiamo nelle nostre città e in senso solidale promuovere altre iniziative, per cui i contatti con il Social Network e attraverso la rete International Lauma Strada Network continueranno e nei prossimi giorni speriamo di avere degli elementi poi di concretezza per capire come rilanciare immediatamente una campagna di presenza, di solidarietà, di viaggi, di materiali che vanno verso il Paese. Sono già anni di Comas. La maggior parte delle cose sono state dette, insomma, io volevo solo aggiungere questo. Noi facciamo parte di questa rete internazionale sindacale, no, di solidarietà e lotta ormai da parecchi anni. Siamo stati a Digione un mese fa e da Digione è uscita questa proposta di costruire questa carovana e non abbiamo avuto dubbi immediatamente sul fatto di aderire a questa carovana, perché dentro la confusione generale che c'è, le notizie che vengono filtrate, il mercato mondiale, eccetera, la questione di fondo è quella, come sempre, di cercare di capire direttamente, andando sui luoghi dove ci sono i conflitti, per capire appunto cosa sta succedendo realmente, come ci si muove, e penso che tutto quello che è stato detto abbia fatto emergere con chiarezza, insomma, quali sono i problemi e le necessità che ci sono in questo paese martoriato, no, da questa guerra che produce come sempre devastazione, morti e soprattutto ovviamente chi ci rimette sempre non sono sicuramente gli oligarchi, ma sono poi, anche se fanno le sanzioni, ma sono le persone comuni, i lavoratori, lavoratrici, i poveri, eccetera. No? Detto questo, primo punto, penso che sia fondamentale anche per noi come ADL che questo percorso che abbiamo avviato venga fatto assieme a tutte quelle realtà con le quali si condividono, no, determinati obiettivi e determinate impostazioni. Il secondo punto è quello che dobbiamo pensare anche a come reagire all'interno del nostro paese, in Europa, a quello che è di fatto un'economia di guerra che si sta rappresentando in maniera sempre più evidente. Cioè, noi siamo entrati in guerra, al di là che si dica che non è vero, rifornendo armi, eccetera, siamo entrati in guerra, le conseguenze sono che, guarda caso, immediatamente c'è un aumento del costo della vita, c'è tutta una militarizzazione della vita stessa, dell'economia, e chi paga questo tipo di entrata in guerra ovviamente sono i lavoratori, le lavoratrici, con un'inflazione ormai del 6-7%, vediamo anche le bollette del gas, della luce e dei prezzi dei generi di prima necessità. Quindi a partire da questo è chiaro, noi possiamo stare ad aspettare e in base a questo dobbiamo costruire dei percorsi, a partire anche dai luoghi di lavoro, dobbiamo costruire dei percorsi di lotta che non facciano pagare i costi di questa guerra, farli pagare come sempre alle classi meno abbienti. In questo senso adesso noi avremo a livello regionale un'assemblea di delegati e delegate di ADL Cobas venerdì prossimo, dove discuteremo, oltre che della campagna, come dare la solidarietà, no, a tutte le realtà sindacali
che ci sono in Ucraina, discuteremo anche di come impostare delle battaglie anche all'interno dei posti di lavoro, perché non ci troviamo ad avere che nell'arco di un anno 2022 nella tua busta paga ti trovi con una diminuzione netta di salario che si può aggirare tra 1.500-2.000 euro nell'arco di un anno. Quindi impostate le battaglie, perché i salari, al di là di quello che dice anche Orlando, no, bisogna dare più soldi ai lavoratori, anche ai sindacati confederali che dicono che bisogna aumentare i salari, però per fare aumentare i salari bisogna lottare, se non si lotta difficilmente. Adesso ho dato questa elemosina, la carità di 200 euro che verranno messi in busta paga nel mese di luglio, che è veramente una roba vergognosa e ridicola. Quindi è chiaro, noi dobbiamo impostare delle vertenze, perché non possiamo accettare di trovarci con impoverimento assoluto in conseguenza di questa guerra. E questo è il primo passaggio, quindi attraverseremo anche, c'è il giorno 20 di maggio, avremo sarà un'iniziativa, mobilitazioni con scioperi, manifestazioni eccetera a livello nazionale, proprio contro le guerre, contro l'economia di guerra, contro tutto quello che sta legato a questo tipo di problematiche qua. E successivamente, appunto, come è già stato detto, insomma, abbiamo in mente di costruire una grossa iniziativa il 2 giugno, perché pensiamo che anche su questo tema non è che non possiamo sentirci impotenti, no? Perché è vero, spesso di fronte a situazioni come queste hai la sensazione di impotenza, no? L'angoscia che ti prende perché non sai cosa fare. Da una parte, allora, penso che quello che stiamo facendo sarà poca cosa, però penso che sia importante, perché vai a dare un aiuto concreto a una situazione che non è lontana da noi, sono noi, anche loro, insomma, siamo la stessa cosa, siamo in Europa, quindi è fondamentale che ci sia questa vicinanza in termini non di parole ma di solidarietà. Dall'altro, credo che noi qua dovremmo costruire appunto un percorso di lotta che passa attraverso la salvaguardia dei salari, ma contemporaneamente, perché vediamo, l'economia di guerra significa intensificare, riprendere la produzione di energia col carbone, i rigassificatori, quindi salta completamente il piano anche ambientale, quindi anche su questo è chiaro, come abbiamo sempre detto, che è fondamentale, cerchiamo di tenere assieme, far convergere le lotte per la difesa del salario con le lotte anche per la difesa contro la crisi climatica e contro il ripristino di quelle produzioni, appunto, con le fonti energetiche che ritornano ancora al fossile. Questo penso sia le cose che dobbiamo fare. Come ADL ovviamente siamo in prima linea nel cercare di costruire dinamiche di lotta e non semplicemente parole rispetto a quello che ci sta succedendo.